serve un account moddato, ti servono aggiunte su Xbox o vuoi dei completi moddati, non esita a contattarmi. Iscriviti a tutti i miei gruppi Telegram, Next Gen e All Gen, raga. E se siete giocatori di PlayStation, trovate in descrizione gruppi anche per PlayStation, ragazzi. Iscrivetevi a tutti i miei social e attivate la campanellina del mio canale YouTube. E adesso al nuovo video. Benvenuti, raga. Qua è Savix che vi parla. Allora, ragazzi, scusate per la mia assenza in questi giorni. Piano piano torneremo a pieno regime. Allora, ragazzi, vi voglio portare questo video, voglio fare una sorta di reaction al nuovo veicolo che secondo me non è per niente male, ragazzi. Quindi iniziamo a comprare il veicolo, ragazzi. 1.300.000 di veicolo non costa neanche tanto, ragazzi, secondo me. Quindi compriamolo e andiamo subito da Los Santos Custom a vedere che modifiche porta. Partiamo, ragazzi, dalla manovrabilità, che secondo me non è così tanto male. Ha solo quel difetto che, ragazzi, purtroppo una volta che la macchina la perdiamo nelle curve, secondo me diventa irrecuperabile. Quindi se parte, parte. Come ben sapete, tante macchine su GTA è bello proprio farle scappare, perché poi tengono, si fanno dei drift e sono divertenti. Questa, ragazzi, secondo me è una macchina che bisogna, diciamo, saper guidare. Se uno sa guidare, la macchina va bene, non va tanto piano, ragazzi, e la manovrabilità è abbastanza buona. Freni ci sono, niente male. L'unico difetto, secondo me, è che quando parte, regà, non la riusciamo più a recuperare. Quindi vediamo subito le modifiche che sono disponibili a questo veicolo, ragazzi. Partiamo assolutamente, come al solito, dall'armatura. Mettiamo quella al massimo, ragazzi. Freni a bombazza, paraurti anteriore. Ho notato che secondo me, almeno a parer mio, mi piacciono molto le macchine tuning, soprattutto questa categoria muscle. Sono proprio fatte apposta per essere caccarrate, come dico io, raga. Quindi andiamo subito a mettere paraurti anteriore e posteriore, belli cazzuti. Dopodiché, raga, possiamo passare alle marmitte, ragazzi, carine. A me piacciono queste qua, doppie, grosse, belle cazzute. Dopodiché andiamo a vedere i cofani, raga. Sui cofani, sinceramente, sono rimasto veramente deluso, perché mi aspettavo qualcosina di più, ma invece semplicemente hanno messo 4 cofani in carbonio e 2 prese d'aria. Potevano fare di meglio, potevano farla con un bel motore che usciva fuori dal cofano. Come livree, raga, molto ciccane, come dico io, molto stile spagnolo, mettiamola così. Mettiamo questa qua, che secondo me è molto carina, e andiamo a vedere poi come ci sta col colore che farò, ragazzi. Poi facciamo tutte le solite modifichette, ovviamente targa XAVIX, facciamo i parafanghi, le solite cazzatine, ragazzi. Ci mettiamo il colore, io l'ho fatta bianca e azzurra, ragazzi, opaca con i riflessi rosa. Mi piace molto questa combinazione. Andiamo a mettere i tettucci, ovviamente di vetro. Le minigonne sono carine, ragazzi, ma sono sempre le stesse riciclate, non c'è niente di nuovo. Ci mettiamo il parasole. Dopodiché, regà, ci sbattiamo un alettoncino bello tamarro e andiamo a mettere un paio di cerchi, anche quelli belli tamarri, ovviamente colore abbinato in tinta, visto che non stiamo moddando niente, lo stiamo facendo per il gusto di farlo, ragazzi. E a questo punto, una volta finita, andiamo a fare il test drive, regà. Allora, a parer mio, questo mezzo è uno dei migliori usciti in categoria, ragazzi. Questo è un veicolo muscle in penna. Io in clip non l'ho portato, perché mi sono completamente dimenticato di esso, perché effettivamente, raga, noi siamo abituati a vedere veicoli muscle di vecchia generazione. Questo è un veicolo muscle di nuova generazione, quindi ha quella funzione lì, essendo un posteriore. Il veicolo, raga, secondo me si guida bene, a parte, come vedete adesso in questo preciso momento, che se la macchina parte perché prendete un avvallamento, scusatemi, la macchina impazzisce e non la riuscite più a controllare.
però per il fatto freni e curve, regà, secondo me è un buon veicolo. Quindi vedete voi cosa ne pensate, scrivete nei commenti, lasciate un like, condividete i miei video ragazzi e aiutatemi a far crescere questo canale se volete che vi aggiorno con i nuovi contenuti GTA 5 online ragazzi. Io spero che i miei video vi piacciono e sbada bam, raga. Al prossimo video, buona visione.